presente perché credo che sia importante che ognuno di noi porti la propria testimonianza. Del regime iraniano. Ahmadinejad è solo il premio a chi ha sognato. Noi abbiamo il dovere di portare la voce di Neda. Per ricordare a tutto il mondo che una donna sta per essere lapidata, e così come lei ce ne sono moltissime nella sua stessa situazione. È un'usanza barbara che non è possibile tollerare. Siamo contro la pena di morte e contro qualsiasi forma di violenza e speriamo che questa situazione venga presa in considerazione da tutti i governi del mondo e non si parli solo di nucleare quando si parla di Iran, ma anche di diritti umani. Donne del nostro governo, questo ci dispiace, ma vogliamo credere che idealmente. Allora, l'appello viene fatto prima di tutto a tutte le forze democratiche del mondo, questo è l'appello primario, affinché spingano verso diciamo, il governo iraniano, quindi Ahmadinejad in particolare, perché solo la pressione dall'esterno può veramente fare la differenza, oltre ovviamente anche la pressione dall'interno, che però viene molto repressa a livello fisico e violento, insomma. Caso su cui oggi per fortuna si sono accesi i riflettori dei mass media e questo sta.